Con la proposta di questo corso ho pensato di aprire il metodo che ho sviluppato e che ho chiamato di visualizzazione attiva ai professionisti e colleghi. La visualizzazione attiva è stata sviluppata per cercare un compromesso che potesse dotare il terapeuta di un dispositivo altamente applicabile sulla fascia più grande, sulla gamma più alta di utenza possibile e che potesse fornire anche uno strumento relativamente rapido nei risultati e soprattutto facile da usare. Nella mia esperienza clinica, infatti, ho sentito spesso e volentieri il bisogno di promuovere l'utilizzo di una prassi che potesse rapidamente arrivare all'applicazione di alcune tecniche fondamentali come quella dell'interpretazione dei sogni. Il metodo di visualizzazione attiva ha delle radici abbastanza importanti. La prima delle due fondamenta, chiamiamole così, di questa tecnica è l'ipnosi, quindi avviene qualcosa che assomiglia un po' all'ipnosi. Durante il corso cercherò di implementare quanto serve per quanto riguarda questo argomento. L'altro pilastro che sorregge la visualizzazione attiva è invece la psicologia analitica, la psicologia di Jung. Mi sono sempre trovato ad usare come uno strumento di lezione l'interpretazione del sogno. L'interpretazione del sogno penso che sia il momento più alto dell'atto terapeutico, quello in cui veramente l'inconscio e la fase invece cosciente riescono a comunicare in modo veramente evolutivo per la persona che segue il suo percorso, che poi in fin dei conti è sempre un percorso di individuazione. L'unione di questi due mondi, quello dell'ipnosi e quello della psicologia analitica, ha permesso fondamentalmente di far scaturire qualcosa, cioè far sorgere sempre un sogno su cui lavorare. Quindi il metodo della visualizzazione attiva serve proprio a questo, a creare, fra virgolette, dei sogni e cercare attraverso quei sogni di raggiungere in modo estremamente rapido i nuclei della persona che si rivolge al terapeuta, che si rivolge allo psicologo, senza passare attraverso tutto quell'inevitabile periodo di racconti e di definizione, attraverso semplice narrazione del quotidiano, che però nel tempo rischiano di far perdere il contatto immediato con il paziente e rendere la terapia un pochino meno breve di quello che potrebbe essere. Infatti, il risultato più grande per un professionista del settore è proprio quello di raggiungere rapidamente il sollievo dall'eventuale disagio che viene portato dal paziente. Durante il corso cercherò di dotare i partecipanti di uno strumento estremamente versatile, ma soprattutto estremamente snello. Quindi cercherò di fare sicuramente una carrellata teorica, ma focalizzarmi proprio sulla pratica che può consentire anche di intraprendere un percorso di sperimentazione che magari potrebbe anche portare il professionista a nuove scoperte in questo settore, a nuove modalità di applicare questo meraviglioso metodo che in qualche modo riesce ad appagare anche il professionista che lo somministra. Questo è un altro degli aspetti della visualizzazione attiva, è un aspetto che riguarda la partecipazione del professionista, che durante questa pratica non si configura soltanto come il somministratore, ma in qualche modo diventa anche un fruitore di questa esperienza. Naturalmente non mancheranno i casi, naturalmente non mancheranno le descrizioni di tutto quello che mi ha fatto pensare alla reale utilità della visualizzazione attiva. Penso che nel nostro ambito professionale aprire anche una scoperta e una libera ricerca, corredata naturalmente da una gamma di risultati che la rendono estremamente valida, sia fondamentale. E quindi ho cercato anche di effettuare questa trasmissione di conoscenza un po' per cercare un link all'interno della categoria che potesse creare un virtuoso ambito, sostrato, humus di ricerca condivisa e di scoperta di dispositivi e di strumenti che possano
facilitare il lavoro spesso non così facile del terapeuta e dello psicologo. Dunque, non vedo l'ora di vedervi al mio corso e di vivere appieno anche l'esperienza della condivisione. Vi ringrazio e vi aspetto al corso.